Il giorno che daremo lo zoo, che daremo medicina per l'anima, mi ricordo sempre i libri, eh? Allora, oggi, iscrivetevi al canale Orchidea di Brusolo di YouTube e su Facebook al gruppo Orchidea Medicina per l'Anima. Sta iniziando ad aprirsi la Brassavola caulis. Questa è una pianta veramente molto molto rara. Vedete? Si chiama caulis perché il fiore sembra che spunti dalle radici. Adesso si sta aprendo, deve ancora aprirsi, si è appena cominciato a aprire. Le Brassavole sono delle piante, questa è la caulis, se vuoi respirare. Piante molto, questa è la Brassavola nodosa, è quella più famosa, è quella che ha dato il nome al genere. Il genere Brassavola è stato creato nel 1800 da Robert Brown, un grande botanico inglese, e il nome onora un italiano, un grande medico italiano del 1500, Antonio Musa Brassavola di Ferrara. Brassavola era un medico, ma allora i medici erano dei botanici perché curavano le piante, li curavano le malattie con le piante, per cui doveva conoscere bene le piante. E Brassavola è stato direttore dell'orto botanico di Padova, è stato anche un grande medico e un grande botanico. E per onorare appunto quello che ha fatto, Robert Brown gli ha dedicato questo genere, che è una cosa che in inglese dedico il genere di orchidea in italiano, vedete? Allora, la Brassavola d'Osa, questa qui vive nell'America tropicale, soprattutto sulla costa del Pacifico, e generalmente vive anche sui rami, sugli alberi della spiaggia. E ha un gran profumo di notte, difatti è chiamata la signora della notte, perché su questa spiaggia di notte c'è qualcosa, dove ci fa buio, c'è questo gran profumo della signora della notte, un profumo un po' di limone, un profumo buonissimo. Quando comincia a far buio, lei comincia a emanare questo profumo che si sente anche abbastanza lontano. È molto fiorifera, cioè nel senso che può fiorire diverse volte all'anno, mentre invece la caulis fiorisce adesso perché ci sono diverse specie di Brassavola. Ci sono diverse specie, questa qui è appunto la caulis, poi questa qui poi c'è la Perrini, tuberculata, la flagellaris, tante altre. Hanno la caratteristica di avere tutte profumate di notte e soprattutto bianche o verdi, perché sono impollinate dai insetti notturni. E per cui profumare di giorno non serve, perché il profumo serve a tirare questi insetti notturni, guidarli verso il fiore, e allora profumano di notte. La Brassavola d'Osa è una pianta assolutamente straordinaria perché è molto rifiorente, ha questo gran profumo e anche la forma delle foglie della pianta è molto particolare. Generalmente fiorisce tanto d'estate, ma può fiorire qualche fiore in qualsiasi periodo dell'anno. Ci sono stati fatti tantissimi ibridi, infatti almeno una quindicina di ibridi con Brassavola nodosa e anche Brassavola perrini e flagellaris. È stata una delle orchidee più ibridate di tutte, la Brassavola nodosa. Invece la caulis è una molto molto rara, è veramente una rarità. Vabbè, dai, il video di oggi, le Brassavola, le signore della notte, a domani.